Ci troviamo in via Isernia 4 al checkpoint di Plus Roma, promosso da Silo Savoia e Regione Lazio per la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. Oggi, 1 dicembre, giornata mondiale contro l'HIV, i ragazzi del Montespaccato Calcio, guidati dal neo consigliere di amministrazione con delega alle politiche giovanili, Alessandro De Marchis, si sono presentati per eseguire il test e dare conto di come è facile, gratuito e indolore effettuare questo test e avere la garanzia di poter prevenire efficacemente le malattie a trasmissione sessuale. Allora, la procedura consiste in praticamente prendere un piccolo campione di sangue con un pungibito e mettere il campione di sangue su un apposito spazio della cartina reagente delle vest, poi mettere un particolare reagente e attendere. E quindi in genere nel frattempo, in questo tempo di attesa, si danno informazioni agli utenti su come fare prevenzione, come comportarsi in caso di eventi a rischio HIV, eccetera, oppure anche informazioni sulle altre infezioni sessualmente trasmissibili. Il rapporto che noi offriamo è un rapporto alla pari, nel senso che noi non siamo dei medici o infermieri, ma siamo operatori laici opportunamente formati dallo Spallanzani, che possiamo appunto fare test rapidi e consulenza. Eri mai recato presso una struttura del genere per fare un test HIV? Mai, sono contento di farlo. Come te l'aspetti? Qualche voce l'ho sentita, la puntolina sul dito, indolore, spero sia così. Come è andata questa esperienza? Perfetto, totalmente indolore e penso che sia ovviamente un'iniziativa importante principalmente per noi. Venire meglio che curare, insomma, quindi è importante controllarsi spesso, fare controlli periodici. Riccardo, com'è andata questa esperienza? Tutto bene, ancora stiamo attendendo i risultati, speriamo tutto a posto e niente, che dire. Fatemelo perché è un test che serve per la sicurezza non solo di noi stessi ma di tutti, e indolore, gratuito e meglio, prevenire è meglio che curare, insomma. Bene, grazie. Alessandro, la nostra curiosità era di sapere se nelle tue precedenti esperienze sportive, calcistiche, mai la società sportiva di appartenenza ti ha proposto di effettuare questo tipo di test gratuiti preventivi. No, assolutamente no, è la prima volta che mi succede, a parte la prima volta per me in generale che faccio un test per l'HIV e tantomeno ovviamente per le società calcistiche dove sono stato prima. Penso che come sempre Montespaccato si distingue sotto questo punto di vista rispetto a tutte le altre società calcistiche. Allora, com'è andata questa esperienza? La chiediamo ad Alessandro De Marchis, che ha guidato da consigliere delegato la delegazione dei nostri ragazzi, che si è presentata oggi qui al checkpoint di Asilo Savoia e di Plus Roma nel quartiere San Giovanni, insieme a Daniel Mancini e Riccardo Vitelli. Di quello che mi sento di dire è che tutti dovrebbero farlo almeno una volta, se non spesso durante l'arco della vita, perché è indolore e previene una brutta malattia. Riccardo, alle tue spalle c'è un manifesto eloquente, godi da paura perché diciamo, una volta che tu sei tranquillo, che non hai nessun tipo di problema, poi è vero che tu sei fidanzato, quindi hai dei vincoli, però diciamo, adesso che hai verificato che è tutto a posto, è Sicuro di più. anche una garanzia di più. Penso che sia importante soprattutto per noi per prevenire malattie che sono sessualmente trasmissibili e quindi essendoci è importante per noi controllarci periodicamente, e, insomma principalmente per noi è importante controllarci spesso. Allora, come avete visto, un luogo assolutamente piacevole, tranquillizzante, anonimo e riservato. Quindi questo è un motivo in più che può, diciamo, confermare la possibilità per tutti di usufruire di questo servizio che è gratuito, in piena tranquillità, come vedete, no? È un ambiente molto informale, quindi questo è un aspetto che sicuramente può facilitare la partecipazione. Un saluto a tutti. E forza.